Eccoci qua, siamo tutto pronto, presentazione delle squadre, vediamo anche già la prima sorpresa in Rebner in campo dopo la sublussazione della spalla, per cui ci siamo quasi, Luca, no? In Rebner in campo, ma secondo quello che ci hanno detto non dovrebbe giocare, è solo a supporto dei compagni, quindi darà la sua mano dalla panchina. Vedremo se poi Fusina lo rischierà anche in campo, ma dalle notizie che ci giungono non dovrebbe giocare. Vediamo Gaeta è recuperato, ha già giocato le ultime partite in crescendo di forma, ricordiamo lui è fermo dalla finale di Coppa Italia però. Gaeta lo danno per di nuovo in forma, quindi vedremo, importantissimo per il Bolzano ritrovare un mancino come terzino destro. Da segnalare anche il rientro del coversano di Adriani Valli, anche lui dopo un lungo infortunio, dopo mesi d'assenza, vedremo in che condizioni si presenta anche lui. Ecco, l'arma in più di questo Bolzano, dicevi prima, Mate Volarevic, potrebbe essere il giocatore che fa la differenza. Assolutamente sì, Mate è un giocatore che quando è in giornata può fare la differenza, quando non è in giornata può fare la differenza nell'altro senso, quindi secondo me un lago della bilancia potrebbe essere lui. Ecco, adesso vediamo, il pubblico inizia a riempirsi, il Palagasteiner, il primo maggio. Ci auguriamo che si riempia poi, perché il Bolzano ha bisogno del calore del suo pubblico, no? Un Palagasteiner finalmente pieno, ma tanti, un gruppetto anzi, di tifosi è giunto anche da Coversano. Quindi anche Coversano ha il suo sostegno. Infatti vediamo che si sono sobbarcati la trasferta dalla Puglia, venire in Puglia, qui sono sempre 10 ore di... Sono di già auto. Adesso i vincitori morali di questa partita. Ecco, ormai veramente manca poco. Ricordiamo Bolzano, Conversano, prima semifinale, i precedenti di questa stagione sono tutti, a parte la semifinale di Coppa Italia dove Bolzano aveva recuperato 4 gol, era riuscito a impattare poi a vincere ai tiri dei 7 metri, però nel resto della stagione il Bolzano ha sofferto molto questa squadra. Durante la stagione è proprio il Conversano la squadra che ha messo più in crisi il Bolzano. Dicevi della semifinale di Coppa Italia, è stata una partita a sé dove il Conversano ha condotto per lunghi tratti e solo alla fine il Bolzano è riuscito a agguantare il pareggio e poi vincere i rigori. Nella regular season ha vinto 2 volte su 2 il Coversano. Ecco, adesso vediamo subito quale sarà la formazione titolare, insomma i partenti, la starting six che metterà Fusina e poi vedremo quella di Tarafino. Erano due grandi compagni di squadra, amici, e adesso si trovano di fronte in questa semifinale. E questo è il bello dello sport. Tornando alla formazione, vediamo Gufler che si mette subito in campo, quindi dovrebbe iniziare Michael Gufler, questa è già la prima sorpresa, e poi c'è grande curiosità per chi giocherà in difesa al posto di Hannes Innerebner. Vediamo anche... Il Coversano dovrebbe iniziare con i magnifici 7 e Adriani Valli partirà dalla panchina. Ecco, in porta vediamo Monciardini che... Loro hanno una bella coppia sortita, Monciardini e Lupo. Vediamo anche Lupo, il numero 9 del Conversano, un giocatore molto molto interessante. Un giocatore molto molto interessante, di cui anche il tecnico della nazionale Trillini ha parlato molto bene di lui, quindi vedremo anche lui all'opera. Abbiamo visto qua anche in tribuna parecchi componenti di altre squadre regionali che hanno già smesso di giocare. Abbiamo visto qualcuno della Piano, Kovacic, il tuo ex compagno per anni. E a mezzo corona, lui che cosa farà il prossimo anno? Non si sa, adesso sono tante squadre che stanno già iniziando a programmare la prossima stagione, ma adesso concentriamoci su una semifinale che sta per iniziare e finalmente entriamo nel vivo del campionato. Ecco, si parte, primo attacco, prima palla per il Conversano, esperti, vediamo esperti, Lupo, Dedovic, Stabellini, Pivetta e Giannoccaro, questi sono le starting six. Vediamo il Bolzano con... Buffo non gioca, c'è comunque Mbaye in difesa. Prima novità sarà da Piran a giocare come terzo in difesa insieme a Andy Stricken. Vediamo qui adesso il Conversano che cerca, vediamo la difesa del Bolzano subito com'è l'approccio. Vediamo Andy Stricker. Arbitri della gara saranno Dionisi e Maccarone, una coppia giovane che comunque si è contraddistinta, secondo me è una buona coppia. Sì, infatti ha fatto bene anche le altre volte che ha giocato. Abbiamo Stabellini è la prima parata di Mate Volarevic.
Stabellini che in un momento di forma eccezionale viene da partite veramente di grandissimo livello. Beh, a Bolzano ha fatto 13 gol l'ultima volta che ha giocato. Vediamo ancora. Vediamo Stricker. E c'è il primo tiro da 7 metri dopo 1 minuto e 17 secondi. Questa è una chiave tattica della partita, in quanto il Coversano, non avendo un terzino mancino di ruolo, inserisce Lupo come secondo pivot. Questo lo fanno molto spesso in partita. Ed è ora Dedović sulla linea. Ed è il gol di Dedović che sblocca la prima rete, la segna lui. 1-0 Coversano con il gol dai 7 metri di Dedović. E adesso vediamo il primo attacco del Bolzano. Moretti schierato titolare sin dall'inizio. Moretti che ha bisogno di sbloccarsi in questa partita. Avevamo parlato poco fa di Stabellini che in un momento di forma eccezionale, non si può dire lo stesso di Moretti che è in un calo. Oggi ha la possibilità di riscattarsi. Vediamo anche Gaeta è preferito Sporcic, Moretti e vediamo che in panchina il Bolzano ha Sporcic, Riccardi, per cui ecco Sonnerer, ancora Gaeta, vediamo Felipe Gaeta, fischiato un fallo di piede a Sperti. Anche Coversano si schiera in 6-0, la sua classica difesa con Lupo e Dedović al centro. Ecco traversa, il primo. La prima traversa, il primo tiro traversa di Dejan Turković. Ricordiamo 2 minuti e 45 secondi, 1-0 per il Coversano che adesso ha la palla per poter portarsi sul 2-0. Vediamo ancora Stabellini, Dedović, Lupo, ancora Lupo, Dedović. E qui c'è lo sfondamento di Giannocaro, abbastanza netto direi. Sfondamento in attacco, di solito li fischiano poco ma l'hanno visto subito gli arbitri. Anche qui adesso vediamo il Bolzano che cerca di accelerare ed è un gol dei suoi di Felipe Gaeta che impatta 1-1 al 3-26. Pareggio dunque 1-1. Molto veloce anche. E secondo tiro dai 7 metri e c'era stata la parata di Mate Volarevic su Stabellini. Anche questo un 7 metri abbastanza netto. È entrato molto bene Stabellini e questa può essere anche una chiave. Il Coversano spinge la rimessa veloce, spinge il gioco veloce. Volarevic finora ha già fatto 2 parate, vediamo se riuscirà. Gol in fotocopia a quello di prima. Adesso 2-1 per il Coversano. Sonnerer, Gaeta scambiano tra di loro, Turković. Il Bolzano cerca di rallentare il gioco da come vediamo, invece di spingere. Vediamo ancora Turković, Felipe Gaeta. Fischiato fallo dei 9 metri. Cosa dici di Monciardini come portiere? Ma all'inizio dell'anno doveva essere il punto debole del Coversano, ma sta facendo un campionato veramente sopra le righe. Quindi ottimo portiere. Vediamo ancora Gaeta. Con Dapiran che sta giostrando su tutta la... Era quasi come pivot aggiunto. Lui dovrebbe essere un pivot naturale, Gianluca Dapiran. Certo che la mancanza di un pivot titolare si potrebbe sentire per il Bolzano, pivot nel senso che in Erebler, vediamo da Piran, parata di Monciardini, adesso Stabellini che ha preso il contropiede, Stabellini che va via e c'è il terzo tiro. E ancora una volta 7 metri. Questo c'era Luca per te? Secondo me Andy Stricker aveva i piedi dentro l'aria, ha difeso in aria, quindi... Anche questo 7 metri secondo me è giusto. Ci potevano stare, certo che 3-7 metri dopo 5 minuti dati. Ma erano 3-7 metri abbastanza netti, quindi da questo punto di vista la coppia sta fischiando bene. Questo e c'è il primo errore dei 7 metri. E
Vediamo il Bolzano che si ripropone. Il Bolzano cerca di ragionare in questa fase, rallenta molto il gioco in attacco. Assolutamente sì. Vediamo. Anche perché se proprio dovrebbe esserci una squadra con la panchina lunga è il Bolzano, quindi mi sembra strana questa scelta. Ed è ancora una parata di Monciardini sul tiro di Moretti che fa fatica a sbloccarsi. Dedovic verso Lupo. Un altro intervento al limite, questa volta solo 9 metri. Ancora Lupo, Dedovic, Stabellini, Dedovic. Un po' bloccata come partita in questa prima fase. Le squadre si stanno ancora studiando. Come è normale che sia in una semifinale. Attenzione! C'è il gol. Gol di Stabellini. Errore, contropiede verso Lupo. E 4-1. Gol di Lupo. 7-0-9, 4-1 per il Conversano, il primo break è il suo, Gaeta accorcia subito. Risponde subito Gaeta. Quindi se potevano esserci dubbi sulla forma di Gaeta, ce li ha già sciolti all'inizio. Due gol del Bolzano, due gol firmati Gaeta. È una sua doppietta, quella che al momento ha sbloccato per il Bolzano. Vediamo adesso Pivetta. Pivetta anche un giocatore che è cresciuto molto a Conversano quest'anno, verso Lupo. Pivetta è un giocatore che è ritornato al livello che gli compete dopo anni di anonimato e finalmente è tornato a giocarsi una semifinale scudetto. Attenzione, parata Stabellini, sbaglia il tiro. Volarevic autore già di 4 parate se non sbaglio. Vediamo da Piran e c'è il gol e accorcia 3-4. Il Bolzano riesce a ridurre ulteriormente. 8 minuti e 08, Conversano 4, Bolzano 3. Ancora il Conversano che cerca di costruire la sua manovra. Adesso chiama lo schema Dedovic, vediamo cosa ha chiamato. Comunque c'ha, parlavi di panchina, ancora una parata. E questo è un altro schema classico del Conversano, allargare il gioco per la salita di Sperti che a dispetto della sua altezza è molto bravo a inserirsi negli spazi anche da terzino. Sperti che nelle ultime partite a Mate Volarevic gli ha segnato 4-5 gol per partita su pallonetti. È un giocatore molto funambolico, lo definirei. Ancora Gaeta, vediamo verso Moretti e Moretti si sblocca. E si sblocca anche Moretti. Ed impatta. Dicevamo di Sperti come bravo a inserirsi negli spazi, adesso segna addirittura da pivot. 5-4, nel frattempo ha segnato il Conversano. Risponde subito Turković. Partita molto, dopo questi primi minuti, sono già andati via 10-9 minuti e mezzo, 5-5, qual è la tua prima impressione? Ancora il risultato in parità e ancora squadra in una fase di studio. Intanto il palazzetto si è riempito in ordine di posti, quindi finalmente un Palagasteiner pieno. Vediamo Dedovic. Ed ecco quello che dicevo prima, Sperti molto bravo a inserirsi e ancora una volta ha trovato il buco nella difesa del Bolzano. Dovranno registrare qualcosa in quel punto. Ecco Turković verso Stricker. Ricordiamo, sono passati adesso 10 minuti, 6-5 per il Conversano e adesso è Gaeta finora si è dimostrato subito di essere in palla con due reti. Ancora Turković, Sonnerer, Turković e questo è un fallo da giallo. Un fallo molto deciso di Lupo che fa sentire la sua presenza, ma va bene così, è una semifinale scudetto e un po' di sana cattiveria ci sta. Assolutamente comunque un fallo non cattivo, un fallo energico ma non cattivo. Turković verso Moretti, Moretti verso Gaeta, Gaeta verso Sonnerer, lo scarico e Martin Sonnerer impatta sul 6-6. Gran bella rete questa di Martin Sonnerer, a coronamento di una bella azione. Adesso è Lupo verso Bearevic,
anticipato contropiede di Sonnerer, parata di Monciardini. Monciardini che chiama i suoi tifosi. Ottimo intervento di Monciardini in uno contro uno contro Sonnerer, che forse ha aspettato poco, ha tirato di prima intenzione, quindi facile lettura per il portiere. La partita piano piano sta salendo di tono. Sta salendo di tono, assolutamente sì. Adesso vediamo Mbaye che è entrato in difesa al posto di Gaeta. Ancora vediamo, quindi, Stabellini, Dedovic. Ancora Sperti che sale. All'ala pivetta. Grande parata di Mate Volarevic. Contropiede. E c'è il primo vantaggio del Bolzano, 7-6. All'11:50, 7-6 Bolzano, primo vantaggio dei ragazzi di casa. Ma ancora una volta Sperti aveva trovato il corridoio vincente. Poi c'è stato l'errore di Pivetta. Lì è stato molto bravo Mate Volarevic. I portieri già sugli scudi in queste prime fasi. Sono quattro parate a testa, quindi ottimo inizio da parte dei portieri. Ed ecco, entra Adrian Iballi, attenzione. Stabellini bloccato dalla difesa. Adrian Iballi, centrale al centro del progetto di Riccardo Trillini per la nazionale. Ricordiamo che si è rotto il ginocchio, gioca con una vistosa fasciatura sul ginocchio ed è solo la seconda partita stagionale. Stabellini verso Sperti, palla persa. Vediamo Turković che imposta, adesso il Bolzano ha la possibilità di allungare. Ricordiamo 12:56 nel corso del primo tempo. Bolzano conduce 7-6 sul Conversano. Gaeta verso Moretti, Moretti Turković. Turković, vediamo. Stricker, parata di Monciardini. Monciardini. Adesso il contropiede, Lupo verso Pivetta, Pivetta contro Volarevic, c'è il pareggio. 7-7. Ancora una volta un gol in contropiede del Conversano. Vediamo ancora Turković, Gaeta. Ancora vediamo. La partita sta lentamente salendo di tono, Walter. Vediamo Moretti. Ha e perso. Qui ci poteva stare il fallo. Addirittura ha perso anche la scarpa. Sta rientrando in difesa senza scarpa Moretti. Incredibile. E qui recupera la palla. Palla persa da parte del Conversano e Moretti che discute ancora con l'arbitro con la scarpa in mano. E adesso Moretti si allontana ed entra al suo posto Sporcic. Mario Sporcic che nelle ultime apparizioni era molto in forma. Questo è, c'è il primo time out chiamato da Mister Fusina. Sono passati circa 14 minuti. 7-7. Prime impressioni, Luca? Risultato ancora in parità. Sono 5 parate per Monciardini, 5 parate per Volarevic. Le squadre si stanno equivalendo. Ecco. Da segnalare il Conversano che è entrato deciso in campo, una difesa molto molto energica, mentre il Bolzano ancora deve salire di tono, soprattutto in difesa. Comunque il primo impatto anche di Mate Volarevic alla partita è stato molto positivo, come del resto anche quello del suo collega Monciardini. Assolutamente sì. Da segnalare che sono 7-7 entrambi i portieri, 5 parate, quindi si gioca a ritmi abbastanza alti. E finora buona anche la direzione arbitrale. Ottima, la definirei. Quanto può pesare nelle file del Bolzano la mancanza di Iner Ebner? Abbiamo visto al centro che hanno avuto abbastanza problemi, soprattutto con gli inserimenti di Carlo Sperti, quale due volte è andato al tiro, una volta da pivot, una volta inserendosi tra secondo e terzo, una volta ha trovato Pivetta all'ala, quindi al centro sta un po' ballando la difesa del Bolzano. E anche nella fase offensiva il Bolzano sappiamo che non ha il pivot alla base, cioè la Maione. Andy Stricker è cresciuto tantissimo in questi ultimi anni, soprattutto in difesa.
Assolutamente sì, è cresciuto tantissimo, ma deve fare un salto ulteriore in questa semifinale. Ecco, abbiamo visto da Pirane, uno dei giocatori più in forma del Bolzano, infatti vediamo che segna. L'hai chiamato e da Pirane ha risposto. 8-7, Bolzano, Dedovic adesso, vediamo, verso i balli, Mbaielo blocca. Da queste prime fasi mi sembra che Adrian Iballi gli manchi ancora l'esplosività che l'ha caratterizzato. E beh, adesso un infortunio ai legamenti del ginocchio, Luca, penso che sia una cosa, anche se rientra a livello psicologico, ci vuole un po' di... Assolutamente sì. Però Tarafino crede in lui e lo getta nella mischia. Vediamo Dedovic. Ottima difesa di Dapiran. Grande Dapiran, contropiede veloce verso fischiata invasione a Sonnerer. Questi sono errori che non si devono commettere. Contropiede Stricker. Altra palla persa da parte del Coversano. Sonnerer da solo. Sonnerer da solo. È ancora parata e adesso contropiede. Grande parata di Monciardini, però secondo errore di Sonnerer, terzo errore di Sonnerer e che addirittura Monciardini ha servito l'assist di piede a Pivetta che stava tornando, si è trovato la palla tra le mani, ha avuto gioco facile a mettere la palla alle spalle di Bolarevic. Sandro Fusina ha inserito subito Gufler. E questo è un lusso, avere un giocatore come Gufler in panchina. Fischiato un fallo, 8-8, 16-20, partita molto molto equilibrata. Molto molto equilibrata. Dopo il 4-1 del Conversano, il Bolzano è salito di tono, ha raggiunto la parità, ha avuto anche due palle per andare sul più 2. Vediamo Mario Sporcic dall'ala e c'è il gol. Posizione un po' anomala per lui. Grandissima parata di Bolarevic sul tiro di Stabellini. E qui si poteva anche lasciare correre. Ha fatto veramente un grande intervento Matte Bolarevic. Vediamo adesso, si riprende. Rientra Lupo nel Coversano, torna in panchina Adrian Iballi che, come abbiamo visto, ha ancora della ruggine addosso dopo l'intervento. 0 gol e 3 palle perse per il forte centrale del Coversano. Vediamo ancora Stabellini, Dedovic, Giannoccaro. È bellissimo gol di Giannoccaro. Un gran gol di Giannoccaro. Gol e 2 minuti addirittura. 2 minuti a Stricker, ci potevano stare questi 2 minuti. Secondo me è una decisione abbastanza severa, anche perché al momento del tiro ha lasciato il giocatore, prova ne sia che Giannoccaro è riuscito a concludere liberamente. Quindi doppia penalità per il Bolzano, che prende gol e deve giocare in inferiorità numerica. Adesso abbiamo visto che Fusina ha tolto Bolarevic per giocare con il con l'uomo di movimento in più. Con Baillet sull'ala, vediamo Moretti, Sporcic, Moretti, Baillet, Porcic. E ancora una difesa energica del Coversano. Moretti. Con l'uomo, il Bolzano di questo, c'è il passivo chiamato. E da terra prova ancora a servire per l'assist. Cui adesso vediamo che rientra anche Matte Bolarevic tra i pali col passivo. Adesso sappiamo che la regola è cambiata quest'anno. Non è più a discrezionalità, una volta che è alzato ci sono i famosi 7 passaggi, no? Adesso non ho tenuto il conto di quanti passaggi abbia già fatto il Bolzano. Vediamo Gaeta. Ma dovrà andare al tiro, attenzione alla volante. E palla persa. Tenta la Kempa. E vediamo che adesso il Conversano si ripropone in avanti, ha la possibilità di portarsi nuovamente in vantaggio. Giannoccaro. E nuovamente in doppio pivot in superiorità numerica il Conversano. Pivetta. Vediamo ancora Pivetta che tira. E questo non è uno dei tiri, rimane a terra Pivetta, attenzione, però non è un tiro che si prende in superiorità numerica.
sotto fallo da 9 metri non è il tiro che vorresti in superiorità numerica. No, anche perché non sei neanche sotto passivo, cioè tu chiami praticamente tiri. Attacco decisamente costruito male da parte del Coversano. Vediamo che Pivetta si rialza, quindi niente di grave. Si lamenta un po' con gli arbitri. Adesso ci sono 30 secondi ancora. Riprende posto in difesa. Il Bolzano ha ancora 30 secondi di inferiorità numerica. Abbiamo visto che c'è Turković in panchina. Non è che magari ha avuto qualche problemino, o forse solamente per farlo rifiatare. Vediamo Mario Sporcic. Penso che sia solo un riposo. Nel frattempo sta scadendo ancora veramente 6 secondi, 5 intanto secondi. Intanto ammonizione a Tarafino. Ed è passata nel frattempo anche la superiorità numerica. Vediamo un Coversano molto nervoso. Ancora discussioni di Tarafino con gli arbitri. Vediamo ancora Moretti verso Sporcic, Sporcic verso Gaeta. Gaeta che la dà a Stricker. No, da Piran, che rigore. E quindi c'è un tiro dai 7 metri. Vediamo Dejan Turković che entra. Ecco che rientra Dejan. Ed entra anche Lupo. Lupo a cercare di tirare di parare. Questa è una tattica che usa spesso Tarafino, cambiare il portiere durante i 7 metri per deconcentrare il tiratore. Anche se per deconcentrare Dejan Turković ci vuole ben altro, secondo me. Ecco. Ed è gol. Un uomo di ghiaccio Dejan Turković. 10-9 per il Bolzano, esattamente al 20° minuto. Cos'è, tu che tieni lo score, quanti gol ha segnato Turković? Al secondo, se non sbaglio, questo. Secondo gol per Dejan Turković. Vediamo Lupo, Stabellini. Ancora Stabellini. E ancora un grandissimo gol di Stabellini. Attenzione a Sporcic che si lancia in contropiede. Ed è gran gol di Sporcic, 11-10. E questa potrebbe essere una chiave della partita. Sfruttare il cambio difensivo del Coversano per segnare reti in transizione. Rientra nel frattempo Adriani Balli. 11-10 per il Bolzano. 21° minuto, diciamo che siamo già due terzi del primo tempo andato. Conversano, Stabellini, Lupo. Ancora Stabellini. E ancora Stabellini. E sono 11-11. E ancora Sporcic che prova a spingere la seconda fase. Questa volta molto bene Lupo. Stabellini è un altro giocatore da quello che giocava a Pressano l'ultima stagione. Assolutamente sì. La cura Tarafino gli ha fatto decisamente bene. Ha trovato serenità anche in Puglia. E infatti mi ha sorpreso molto non trovarlo nel roster della nazionale a gennaio. E ancora Cerchini. Di Gaeta. Bearevic. Adesso vediamo che rallenta l'azione. Nel Coversano sta mancando, secondo me, l'apporto di Dedovic. Lo straniero del Coversano non è ancora entrato in partita. Infatti adesso trova in panchina. Ancora Stabellini verso Lupo. Qui c'è il fallo di piede fischiato a Moretti. Non lo so, è un intervento al limite. Ancora parata e ancora Pivetta. E c'è il gol di Pivetta. Parata, aveva parato bene Volarevic. E questa è la terza o quarta parata di Volarevic che non porta frutti, quando la palla torna al Coversano. Questo è già successo ultimamente, denota un po' forse la mancanza di attenzione alla difesa. Queste sono le classiche azioni che fanno imbestialire i portieri e gli allenatori, quando si difende bene e non si copre il rimbalzo. Attenzione Moretti, palla persa.
Vediamo il Conversano se spinge. Ancora Stabellini verso Lupo. Lupo cerca l'uno contro uno. E si ferma saggiamente, prova a ricostruire l'azione d'attacco. Nel frattempo ricordiamo il Conversano è ripassato a condurre 12 a 11, 23 e 28 nel corso della prima frazione. I balli, però insiste Tarafino con i balli. Ma fa bene a insistere. Ha bisogno, può ritrovare la sua forma solamente giocando. Attenzione, bellissimo passaggio di Stabellini a Giannoccaro. Attenzione. Qui c'è stato un primo fallo su Sporcic. Qui c'è stato un doppio fallo su Sporcic e poi su Dapiran. Forse ci stavano i due minuti su quello su Sporcic. Vediamo cosa decidono gli arbitri. Pubblico inferocito. Addirittura chiamano il rosso qualche tifoso del Bolzano. Nessun provvedimento da parte degli arbitri. Solamente 9 metri. E qui ci potevano stare, a mio giudizio, i due minuti, anche per calmare un pochino gli animi. Una partita non cattiva fino adesso e speriamo che continui così. Comunque nel frattempo sono il Conversano, è passato doppio vantaggio, 13 a 11. E c'è ancora un fallo su Mario Sporcic. E Volarevic troppo nervoso. Addirittura Volarevic che va a segnalare il fallo agli arbitri. Vediamo ancora Mario. Gran sottomano. 12 a 13. E qui si vede l'esperienza di Sporcic in un momento di difficoltà dove il Bolzano faticava a costruire gioco. Si è caricato il peso della squadra sulle spalle, si è preso la responsabilità e un gran gol per Mario Sporcic. Comunque vediamo che Fusina insiste con Gufler. Sì. Sentiamo il pubblico che sta rumoreggiando qui a Bolzano. E adesso la partita sta salendo di tono, anche il pubblico sta entrando in partita. Lupo e Mate Volarevic. E questa volta. Ma ancora una volta c'era stata la respinta di Volarevic e la palla di Pivetta era riuscito. Attenzione a Sporcic. Gran gol. Grandissimo gol. E pareggia Mario Sporcic per il Bolzano. 25 a 22. Sono Mario Sporcic. 13 a 13. E time out di Tarafino. Partita molto molto in equilibrio. Partita molto molto in equilibrio. Sentiamo i tifosi del Bolzano che stanno chiamato il time out, stanno incitando la propria squadra. Quello che serve un pochettino anche ai ragazzi di Fusina. Sì, ma alla nostra sinistra sentiamo adesso anche i tifosi del Conversano. Assolutamente un bellissimo clima in un palazzetto piccolo dove i tifosi si fanno sentire. È partita anche, devo dire, fino a questo momento molto corretta, con molto fair play in campo. Molto fair play. Interventi duri ma sempre regolari. Un'ottima impressione mi ha fatto Mario Sporcic, un giocatore che negli ultimi anni era sembrato in calo, oggi sembra di nuovo un ragazzino. Ricordiamo che ha avuto anche una stagione travagliata, all'inizio stagione aveva avuto diversi infortuni, da quando è rientrato in squadra, soprattutto nell'ultimo mese, è stata probabilmente, potrebbe essere anche l'arma in più di questo Bolzano. Assolutamente sì, se gioca così Mario Sporcic potrebbe essere proprio il valore aggiunto. Vediamo che Fusina reinserisce Martin Sonnerer che è partito, ha fatto quei due errori al tiro e un'invasione, per cui questi tre errori l'aveva un po' messo in panchina, adesso l'ha reinserito. Lo inserisce principalmente perché ha bisogno di un secondo in difesa e non fare il cambio attacco e difesa, in quanto vuole far difendere Gaeta, quindi aveva bisogno di un secondo in difesa e è un ruolo che Kufler non può ricoprire. Ecco, si riparte, mancano 4 minuti e mezzo al termine del primo tempo, 13 a 13 tra Bolzano e Conversano. Ricordiamo, prima semifinale, l'altra semifinale si sta giocando in contemporanea a Presano, dove c'è il Presano con il Fasano. Ancora un bellissimo passaggio di Stabellini che trova Giannoccaro sulla linea. Ancora una volta difesa ballerina del Bolzano. Stabellini, vediamo Dapiran che si lamenta.
è stato cinturato, chiede i due minuti alla coppia arbitrale, che ovviamente gli arbitri non gliela comminano. Vediamo adesso, sta giocando come pivot titolare adesso, come primo pivot. Come avevi detto tu a inizio partita, poteva essere una soluzione tattica e Sandro Fusina ti ha ascoltato. Vediamo ancora da Piran come si muove tra le linee. Bolzano ovviamente adesso dovrà andare alla conclusione. Perde palla malamente Dejan Tu. Vediamo Sperti con il pallonetto, vediamo. No, stavolta non fa il pallonetto, se lo aspettava Mate Volarevic. Era uscito molto Mate Volarevic, ma doppio vantaggio per il Conversano, che conduce 15-13 quando mancano 3 minuti e 15 secondi. Fischiati 2 minuti, doppi 2 minuti a Lupo e da Piran, che se le erano date da un paio di minuti. Adesso gli arbitri vogliono mandarli a rinfrescarsi le idee entrambi. 2 minuti per entrambi, decisione che ci può stare in quanto era un paio di minuti che i due si punzecchiavano. Luca, il Bolzano cosa deve fare? Adesso manca poco alla fine del primo tempo, ovviamente essere sotto 15-13 in casa, deve cambiare passo. Il Bolzano deve registrare la difesa principalmente, troppo facili gli inserimenti tra primo e secondo, troppo facile trovare un uomo libero sulla linea. Il Bolzano, come avevamo detto, sente la mancanza di Hannes Innerebner. Sentiamo anche il tifo bolzanino, sta incitando i suoi. Ha capito. Vediamo il momento della... Gran gol di Dejan Turković. E quando c'è una difficoltà è sempre Dejan che toglie le castagne dal fuoco. Vediamo Sperti, ovviamente anche Tarafino ha tolto il portiere per giocare con l'uomo di movimento in più. C'è i balli, Stabellini, Dedovic, Giannoccaro, Pivetta e Sperti. Mentre per il Bolzano vediamo Sonner, vediamo ancora a Pivetta. Bel gol. Gran gol di Pivetta. Di che nuovo così Mate Volarevic. Doppio vantaggio, 14-16. Come dicevi te, 16 gol in un tempo per il Bolzano sono tanti, troppi forse. Troppi, decisamente troppi. E la difesa non sta neanche più aiutando Mate Volarevic. Vediamo se adesso Gaeta, Mario Sporcic. È fischiato uno sfondamento a Mario Sporcic. Sentiamo, si fa veramente fatica a commentare perché c'è... E questo mi sento di dire che è il primo errore degli arbitri. In un primo tempo quasi perfetto degli arbitri, questo a mio giudizio è stato il primo errore, che ci può stare. Anche se è un errore abbastanza grave, perché manca 1 minuto e mezzo, Bolzano si trova a -1, adesso potrebbe andare a -3. Attenzione! E c'è il gol! C'è il gol di Mate! C'è il gol di Volarevic! Gol di Mate Volarevic! Vediamo che e adesso, ci sono animi un po' agitati. Attenzione, una direzione di gara che era stata pressoché perfetta. Negli ultimi 2 minuti, anzi nell'ultimo minuto, gli arbitri hanno perso un attimino il filo. Vediamo. Secondo anche me... Tarafino, praticamente era rimasto per terra, ricostruiamo, era rimasto per terra i balli. Era ovviamente stato... l'arbitro non ha interrotto il gioco, c'è stato il rilancio lungo, erano senza portiere, c'è stato il gol di Mate Volarevic. Tarafino è già stato ammonito, ha già preso il cartellino giallo e continua a protestare. E qui, ma qui come prima c'era stato un errore che ha penalizzato il Bolzano, qui mi sento di dire che il Conversano è stato penalizzato dalla decisione degli arbitri. Non vorrei che sia stato un fischio di compensazione. Ripeto, gli arbitri hanno fischiato molto bene fino all'ultimo minuto, speriamo che si riprendano anche loro per un secondo tempo all'altezza del primo. Inizia l'ultimo minuto, 16-15 per il Conversano, ed è il Conversano in possesso di palla. Vediamo Dedovic, Lupo, i balli, c'è fuori Stabellini in questa fase. Sette metri
però ci poteva stare lo sfondamento prima, che non è stato fischiato. Mi sa che l'intervallo arriva al momento giusto, giocatori e arbitri hanno bisogno di un momento di riposo. Vediamo Dedovic contro Mate Volarevic, finora è stato infallibile. Parata Volarevic contro piede del Bolzano. Vediamo, e c'è un gol del pareggio. Impatta il pareggio quando manca proprio sulla sirena. Il Bolzano pareggia con Martin Sonner. Ultimo minuto molto intenso, Luca. Ultimo minuto molto intenso, ma è bene che sia così. Una partita molto bella, molto spettacolare. Sono due delle migliori squadre in Italia, quindi è giusto che sia così. 16-16 alla fine del primo tempo. 9 parate a testa per i due portieri, quindi ci aspetta un secondo tempo che speriamo sia all'altezza del primo. Benissimo, Luca. Noi diamo la linea alla pubblicità. Ci ritroviamo fra 10 minuti con il secondo tempo. A tra poco.